Salve a tutti, sono Gianluca Landi e voglio parlarvi oggi di uno strumento molto interessante per l'analisi qualitativa di una partita di calcio. In particolare oggi parleremo dello scontro diretto tra due squadre. Come sapete, uno scontro diretto e in particolare la partita esatta, prendo la prima partita che si gioca oggi, Bologna-Genoa, dobbiamo andare a vedere cosa è successo negli anni passati esattamente tra Bologna e Genoa e anche in parte leggermente inferiore anche tra Genoa e Bologna. Questo perché ci sono delle partite in determinati campionati che sono molto sentite tra le due squadre e hanno una storia particolare. La prima partita che mi viene in mente è Fiorentina-Juventus, ma poi c'è anche Atalanta-Napoli e tutti i derby che Milan-Inter, Lazio-Roma, il derby di Genoa e via dicendo. Oppure tra due squadre, per esempio due squadre del sud, due squadre molto vicine come possono essere Verona-Udinese. Quindi andiamo a studiarci esattamente cosa è successo nel passato tra queste partite. Per fare questo andiamo su Soccer Way, squadre, confronto testa a testa. Questa particolare statistica la trovate su tanti siti ovviamente, però in Soccer Way abbiamo un tabellino che ci fa vedere tutti gli scontri diretti che sono stati fatti tra due squadre e lo ritengo, diciamo, molto interessante e molto intuitivo. Andiamo a vedere confronto testa a testa, club, possiamo anche scegliere nazionali, mettiamo club, andiamo a scegliere la nazione, Italia, ok, la serie, serie A, e la partita che abbiamo detto che è Bologna e Genoa. Confronto le due squadre, mi si apre il tabellino. Ecco, come potete vedere, qui sopra abbiamo gli scontri diretti fatti dalle squadre e possiamo andare indietro, arriviamo quindi addirittura, qui mi sembra sino al 2006. Basta che schiacciate su precedente e vi faccio vedere come si fa. Andiamo ad analizzare subito, c'è la partita di oggi, 21 settembre, che si gioca tra Bologna e Genoa. Andiamo a vedere cosa è successo l'anno scorso. Bologna-Genoa è stato 0-2 e anche Genoa-Bologna 2-0, quindi l'anno scorso il Bologna ha vinto entrambe le partite 0-2. L'anno precedente il Bologna è andato a vincere, il Genoa è andato a vincere a Bologna 0-3 e in casa 0-0. L'anno ancora prima, 2019, Bologna-Genoa 1-1 e Genoa-Bologna 1-0. Quindi abbiamo visto che negli ultimi tre anni il Genoa ha sempre vinto col Bologna e ha sempre vinto col Bologna e ha pareggiato una sola volta 1-1 in casa del Bologna. Quindi negli ultimi anni il Genoa sta facendo molto bene col Bologna. Andiamo a vedere gli anni precedenti, possiamo andare indietro e vedete 2018 il Bologna invece ha vinto 2-0, poi è andata a vincere a Bologna e a Genoa, come vedete 0-1, poi c'è stato Genoa-Bologna 1-1 e il Genoa ha rivinto un'altra volta nel 2016 col Bologna 0-1 e qui vedete ci sono tutti i risultati. Poi tutti questi risultati, per questo che vi dico è interessante, torno a quest'anno, se andate, cliccate sulla freccetta, si apre e vi fa vedere qual è stato il risultato e i marcatori. Andiamo sotto e vedete la cosa interessante che c'è uno specchietto riassuntivo tra gli scontri diretti tra Bologna e Genoa. Vedete partite giocate, in casa sono state del Bologna 13 e vi fa vedere i risultati. Vincite 6, pareggi e perdite, i gol fatti e i gol subiti, quindi in casa e in trasferta. Quindi c'è uno specchietto riassuntivo che vi fa vedere immediatamente tutto quello che è successo negli scontri diretti degli ultimi anni tra le due squadre nella serie in Serie A. Poi sotto abbiamo lo stato di forma del Bologna e del Genoa, quindi tutte le partite, tutto potete scegliere in casa o fuori casa. Ovviamente se il Bologna gioca in casa io suggerisco di mettere in casa, e Bologna e Genoa gioca in trasferta suggerisco di mettere fuori casa, e così avete tutti i risultati che hanno fatto. Vedete queste, quelli che sono sottolineate, Bologna e la Sverona 1-0 e ce lo mette, vedete, più col colore più scuro, e qui avete tutti i risultati
avete tutti i risultati che sono stati fatti in casa dalle squadre e voi potete andare sotto poi a vedere, ci sono altre statistiche dei giocatori, il capocannoniere, gli assist, i primi gol, gli ammoniti e via dicendo, e poi il tabellino di tutte le serie, vedete, della Serie A e di quest'anno e della Coppa Italia e delle amichevoli fatti nel 2021. E qui sotto ci sono anche le statistiche dei gol. Come vedete è un'analisi, diciamo, abbastanza approfondita e soprattutto tabellare delle due squadre. Ripeto, quello che a noi interessa soprattutto è andare a verificare il confronto testa a testa tra le due squadre per vedere se nel passato, tra la partita esatta Bologna-Genoa e in parte anche Genoa-Bologna, gli do sempre importanza, però soprattutto per la squadra che gioca in casa, come si sono comportati per poi prendere una decisione su cosa fare. Quindi vi invito ad utilizzare questo strumento e nei prossimi video vi farò vedere altri strumenti e altri siti interessanti per le nostre analisi. Vi invito a mettere il mi piace al mio canale, così rimarrete sempre aggiornati per le novità che nei prossimi mesi saranno tante. Vi saluto e al prossimo video.